Cari amici ed amiche, benvenuti anche oggi a questo momento di commento al Vangelo della sedicesima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo è sempre una bella notizia, è sempre piacevole meditarlo, ecco, anche se noi lo facciamo solo con piccole sottolineature, quindi con un commento flash. Ecco, spero che in questi giorni vi stiate riposando anche se il caldo picchia duro. E siamo sempre nel capitolo tredicesimo del Vangelo di Matteo, è il capitolo in cui Gesù si mostra maestro e che insegna con le parabole. E in questi versetti 24-30 c'è un'altra parabola. Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli, ecco, vedete che Matteo non usa il regno di Dio, la parola Dio, come negli altri sinottici, Marco e Luca, ma usa cieli perché parla agli ebrei, i quali non usavano nominare il nome di Dio. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. La parabola è una similitudine. E Gesù prende, ecco, queste similitudini dalla vita, perché la gente possa meglio capirlo. Ed è importante una cosa, come Gesù ci insegna a conoscere il mistero di Dio, il mistero della vita e il senso della vita. Per questo sono importanti anche le riflessioni che facciamo su queste parabole. Quindi è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Questo è il problema più grosso. Cioè noi viviamo una vita serena, costruiamo dei buoni rapporti, delle buone relazioni, cerchiamo di essere buoni, sinceri, onesti. Però nella vita che cosa incontriamo? Incontriamo che senza saperlo, ecco, nella vita c'è il male, colui che purtroppo per noi semina il male, la discordia, l'invidia, la gelosia. Sono cose brutte che ci sono e purtroppo ci sono, cose con le quali bisogna fare i conti. Mentre tutti dormivano, venne solo, cioè noi non ce ne, pure ce ne accorgiamo. E a volte questo è un male, non capire che dietro l'angolo ci può essere un problema. E questo significa fare operazione preventiva, capire prima di tutto che bisogna proteggere la propria vita, la vita dei propri cari, della propria famiglia, bisogna proteggerla dalle tentazioni, dal maligno, dalla realtà del male che ci circonda. Dirà San Pietro che il demonio ci gira attorno come un leone rugente, cercando di divorarci, a lui resistete saldi nella fede. Ecco, questo è il nemico. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania, un'erba cattiva. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Da dove viene il male che c'è nel mondo? Dio fa tutto cose buone, perché Dio è amore, Dio è bontà infinita. Ma allora tutto questo male che troviamo, che porta sofferenza, che porta dolore, che porta morte, da dove viene? Da dove viene la zizzania? Ecco il tormento, la domanda tormentosa. Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Esiste il nemico. Esiste il nemico di Dio. Esiste il nemico del bene, esiste, lo chiamiamo demonio, lo chiamiamo diavolo, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare. È difficile immaginarselo, ma ognuno se lo immagina sempre come qualcosa di orrendo, di orribile. Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania
con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. La risposta alla domanda dei servitori è semplice. Indica la teologia della storia, cioè la riflessione su quello che nella storia devono convivere queste due realtà opposte, il bene e il male, i buoni e i cattivi. Fino a quando? Fino alla fine del mondo. Alla fine, ecco, c'è il giudizio, la mietitura è il giudizio. E la zizzania viene raccolta per essere bruciata, ecco l'inferno. Il grano invece riponetelo nel mio granaio, che è il paradiso, che è la gloria di Dio. E da Dio veniamo e a Dio ritorniamo. Quindi questa parabola ci insegna molte cose belle per la nostra vita. Quanto è importante l'Eucaristia, quanto è importante la confessione, quanto è importante stare in grazia di Dio per potersi proteggere dal male che ci circonda. Grazie dunque per avermi ascoltato ancora una volta e arrivederci alla prossima.